Bene, tutto a posto. Cosa avete fatto oggi? Quanti compilation di Loli Breath avete ascoltato su YouTube? Fatecelo sapere in chat, ditecelo anche voi. Io no, perché è una cosa sbagliata e non si fa. Mi raccomando, non si fa. Non si, ragazzi, non ascoltate le compilation dei respiri delle Loli su YouTube. Non ci sono, per niente. Quanti di voi in questo momento mi hanno al telefono? Con, ad esempio, l'autoparlante? Chiedo, senza cuffie. Aspetta due secondi. Alexa, riproduci orgasmi femminili. Così, chiedo, nel dubbio. È partito qualcuno? Vi prego, ditemi di sì. Vi prego, ditemi che è partito. Ah, non ho Alexa, niente, allora non funziona. Claudio, ti regalerò un Alexa e poi ti farò questo grande, grande scherzone. Oh, che bello, è partita, che... A me stava partendo, oh sì, quanto bello. Le cose migliori di sempre sono... Jokes on you, non ho Alexa. Se nominassi l'aiutante con la G mi si sbloccherebbe il telefono, quindi... Lasciamo stare. Comunque come state, ragazzi? Tutto bene? Tutto a posto? Cosa mi raccontate? Allora, io oggi ho registrato un nuovo video che dovrebbe uscire... Dopodomani... No, tra 3 giorni viene finito di editare il... 24? Tecnicamente il 24, che è quello che avevo raccontato l'altro giorno... E poi, quello dopo, esce il primo. Quindi ne ho uno il 24 e uno il primo. Ho saltato la settimana e mezzo qua perché non sono riuscito a farla, causa casini vari col computer. Però adesso ne ho. Ho registrato il prossimo, poi quello del primo ce l'ho già. E dovrò farne uno per l'8, il 7. Vediamo, devo un po' decidere cosa fare e come farlo. Prima volta in live da me. Wow, Peter, come sei arrivato qua? Ti sei perso? Vuoi... Ragazzi, abbracciate Peter che si è perso in un posto brutto. È un posto brutto e strano. Peter, questi qua sono i posti che tua mamma ti diceva di non venire. Aspettavo altro che venissi in live. Sì, stasera volevo chillare su Minecraft, proprio tranquillissimo. Ho appena notato ancora il tipo inquietante dell'Elgato. Cancelliamo il tipo inquietante dell'Elgato. Vai via tu, tipo inquietante. Andrea, abbiamo capito tutti. Yukin, se me lo muti per tipo, un'ora. No, Ciccione è andato, l'ho fatto andare. È andato ormai, è morto, non tornerà più. Al prossimo spacchettamento, torna al prossimo spacchettamento. Ah sì, cercavo la tana del Don Pio, mi aveva detto che trovavano dentro il furgone bianco e ora sono venuto qua. Ma non ci sono le caramelle, ci sono sassi. Tutto bene, Natasha? Tu come stai? Tutto a posto? Natasha, tu ci sei al Games Week? Chiedo per un amico, che è Zumbo. Così, chiediamo, Che spacchettamento? Ho fatto lo spacchettamento dei prodotti del gatto dell'Oktoberfest l'altro giorno. Non l'hai visto, Arti? Sono riuscito a spacchettare, a fare la sciabolata a una birra con un cavatappi. Sono un sacco felice. È venuta al primo colpo. Fatti vedere la clip perché è bellissima. Comunque, prima di iniziare la live, mi date un voto al mio vestiario? Mi date un voto al mio vestiario di oggi? Scusate, c'è. Due. Quanto è comodo e quanto cazzo è bello. Mamma mia, quanto è comodo e quanto cazzo è bello. Lei avrà il Lucca Comics? Non lo so ancora. Non ho capito. Rolls, so che davanti, cioè, prima di tutti quegli zero c'era un uno davanti. È inutile che fai così lo zunderino. C'era un uno davanti a tutti quegli zero. Mi stai dando milioni, milioni, milioni. Mi fate uno spam di Rolls zunderino, per favore? No, dai, non dire di no. Lo so che mi vuoi bene. Rolls zunderino, dai, cucciolino. Fai altre sponsorizzazioni? Anime? Non lo so, io ho chiesto, ma mi ha detto che era un tentativo su YouTube. Perché ho scoperto che Nutaku le sponsorizzazioni le fa su Pornhub.
ci sono le sponsor di Nutaku su Pornhub. Abbiamo scoperto con Totta e ci sono i video tipo, lo so, gioco una partita mentre mi faccio inculare. Già, e sono sponsor perché nei commenti c'è usa il codice per scaricare il gioco. E noi eravamo lì. Poteva essere una bella idea per il nostro video. Però. Tipo le reaction di Fieri, che esatto. Cioè, io non sapevo ci fossero anche le sponsor su Pornhub. Cioè, penso che sia l'unica. Farsi speranze su cosa? Ah, per il Games Week. Cioè, cos'è che puoi sponsorizzare? Un sex toy? Poi? Cosa? I preservativi? Dite che ci sono sponsor Durex? Hey guys, we have a gift for you. Sei stufo di vedere porno? Partecipa. Immagina sponsorizzare il tuo codice. Potrei farlo. Twinkie little guys get fucked from 50 BBC. No, aspetta. No, cambio titolo. Non mi piace il titolo. Voglio cambiare il titolo. Non mi piace più questa sponsor. Se vieni a Game Speak ti faccio lo scan del tuo busto e lo stampo in 3D. Arti, no. Grazie a Dio, no. Ti prego, no. Immagina sponsorizzare G2A. G2A resterà sempre nel mio cuore, ma riempito di soldi. Ci dovevamo dato tanti di quei soldi, che mamma mia, era la cosa più bella del mondo, una sponsor di 6 secondi che ero felicissimo. Poi ti parte NordVPN. Non so se ne ho ancora una da fare con loro. Non so se ce l'ho ancora o meno. Leo viene a Pisa che ti mostro la torre pendente mia. Posso, però con due mani, eh. Cioè, devo prenderla con due mani, giusto? Non so anticoncezionali quanto senso ha su Pornhub. Perché ok, posso, lo preservativo ti dico, guarda che figo, guarda, riesco a fare questo, il Viagra, quanto mi resta duro. Pillole, quanto non resta incinta? Non è che è questa grande sponsorizzazione. Va bene, Rolls, va bene. Accetto l'invito. Attenzione, potrebbe sparire il proprio Bertra. Comunque, preservativi e prodotti da sponsorizzare su Pornhub a parte, io volevo fare un po' di live stasera, un po' di live chill. Quindi abbastanza tranquilla, abbastanza easy. Che già sto pomeriggio ho cazzeggiato un po' sul server, perché oggi è stata una giornata, stamattina full fino a luna, dalle 9 di mattina. Però da luna in poi non avevo un cazzo da fare, mi sono detto boh, grazie a Dio. Domani mattina devo rialzarmi di nuovo alle 7. Ultimamente sto facendo un sacco di cazzo di cose. Ah, bello quel Pikachu, l'ha vinto Clara con un euro a Gardaland. Ultimamente sto facendo un sacco di cose. E a breve devo sentirmi anche con dei noob, sia per andare su a trovarli, che è un po' che non vado a Trento, sia per organizzare una serie da 6 episodi o 5. Devo vedere. Registrata in studio, con una produzione e tanta roba. Ma quanto è grande? Così. Almeno da qui a qui. Bene o male grande così. Sembrava più piccolo. E poi oltre Pikachu c'è anche la maglia di Pikachu. Ve l'avete vista la maglia di Pikachu? E quello lì è Pikachu. Ma io ho anche la maglia di Pikachu. Facciamo una sponsor gratis da Uniculo. Potete trovare la maglia di Pikachu. Guarda che bella la maglia di Pikachu. È un sacco bella la maglia di Pikachu. È bellissima la maglia di Pikachu. È bellissimo. È talmente orribile che diventa bella. Cioè, fa proprio tutto quanto il giro. È stupenda, stupenda. Non vedo. Cioè. È magica. La sponsorizzazione della birra ci ho lasciato stare.
ci ha lasciato stare. Alcolisti Anonimi non verrà più sponsorizzato da nessuna birra, perché nessuno vuole sponsorizzare Alcolisti Anonimi. Ma ho trovato come fare. Si vedrà. Adesso stiamo sentendo. Allora, Alcolisti Anonimi, a parte che è stato un disastro, doveva essere registrato ad agosto, poi spassato a settembre, poi ottobre. Mi incazzo, porca troia, bad pig drip di sardine su layer su Spotify, tutta ti ho pagato, tu ascoltala perché è troppo bella in live, ora nonché te alto solo musica. Me la sono salvata perché non voglio avere il copyright, però me la metto qua su YouTube, me la inizio e me l'ascolto dopo. Dottoressa, mi sento... Ok, me l'ascolto dopo. Ce l'ho qua salvata. Premetto che l'ascolto, Rolls. Però appunto, non sapendo com'è, il copyright è tutto, non, anche un bel po' di milioni di visual, Su Spotify... Bad Pick is Drip? No, non è quello. Quello con la maglia dei Angry Birds e il vestito Supreme? Quello intendi? È quello lì. Ce ne sono un sacco di così su... C'è anche da 10 ore la versione. Ascolterò la versione da 10 ore. Ok, mi fido di Rolls. Versione da 10 ore si fa. Vedi cosa è successo su Pandora, che crashavano tutti? Non lo so, ma è perché in realtà stiamo aggiungendo un sacco di cose, sia per Halloween che per il content in generale. Quindi è facile che il server vada un po' a laggare, un po' a crashare. È normale, è bene o male. Perché ci sono sempre praticamente lavori. Infatti anche quando l'altro giorno Fieri aveva problemi, ieri appunto, stavano lavorando al server nel mentre. Leum è una fronte gigante? Sì, si atterrano sopra gli elicotteri. E per Ciliano con cough sbarre cough cough. Da prendere ho migliorato anche le mura un po' tutto quanto. Adesso vi faccio ben vedere. Devo anche settarmi bene la soundtrack, che mi dimentico sempre di settarla, e le scene che mi si sono buggate. Server che esplodeva tipo Novara a Capodanno. Mai sentito di Novara che esplosa a Capodanno? Boh. Non ho idea, non so di cosa stiate parlando, mi spiace. Non capisco questo vostro umorismo da generazione Z. Ok. Tic e scherzo. Così? Ok. Berta non streama stasera, Berta non streama praticamente più. Berta non streama quasi più. Ogni tanto a cazzo di cane, ma poco poco. La cam. Scusa, mi sono dimenticato di mettere la cam. Dicevamo. Allora, sto pomeriggio ci ho cazzeggiato su un po' sul server. Talmente sto preparando anche le emote nuove. Mi ci faccio uno spoilerino? 2 secondi. Ci faccio uno spoilerino sulle emote nuove che stiamo, su cui stiamo lavorando. Laura. No. Dicevamo. Ce ne saranno un po' così. Ci stiamo lavorando su molto, molto, molto. Si può mettere su Twitch? Sì, non c'è niente di sessuale. Nulla. Nulla di nulla. Chi devo mettere che sono in live? / live. Sono in live? Non sono in live, non so come si fa. Vabbè, pace. Dicevo, dei lavori che ho fatto oggi, sto pomeriggio, perché in pratica c'era Clara che dormiva. Oh, troppo. Dicevo, c'era Clara che dormiva perché a notte, stasera... quindi non volevo disturbarla. Mi sono detto, non faccio live, cazzeggio, gioco tranquillo. Sono andato avanti con le mura, che ho fatto questa bellissima passerella, messo tutte le lanternine. Cioè, guarda che belle che sono. Guarda. Vabbè, faremo le scommesse se l'accetta o meno. Ci facciamo le scommesse. Cioè, guarda che bello. Ho fatto tutto quanto il ponticciolo. Oh, migliorato la stanza dei delle ceste. È bellissimo, Rolls, sono bellissimo.
Ho migliorato un po' il design della stanza delle chest, mettendo un po' di pattern in giro, rendendola più carina e luminosa e tutto quanto. Ho fatto il tetto. Siamo andati avanti col tetto perché cioè sopra avevo tipo mezzo tetto che non era ancora fatto, sono andato un po' avanti. E la cosa con cui ho passato più tempo è praticamente spostare la piantagione di Fieric e creare questo piccolo anfratto qui, che era l'uscita. Cioè l'uscita che prima era cazzo di cane, adesso almeno ha un piccolo senso. Cioè per capirci, almeno adesso ha un simil senso. Ah, ho migliorato un po' le mura fuori mettendo degli steccatini per renderla più bella e carina. Però almeno adesso ha un po' un senso sta roba. È una cosa che mi ha consigliato Dado, che Fieric ha la baguette, che ha un sacco di knock-up, se non sbaglio. Ditemi voi, tecnicamente ha un sacco di knock-up, giusto la baguette di Fieric? Magari voi che seguite anche lui bene, perché me la sono persa sta roba. E mi ha detto Dado, con la baguette di Fieric si potrebbe fare... Sì, in teoria, ok. Con la baguette di Fieric si fa che da qui faccio un piccolo trampolino e lì faccio un laghetto in cui tu colpisci la gente... con la baguette di Fieric vengono sbalzati via e finiscono nel lago. Quindi quando tipo i prigionieri vengono rilasciati, che dobbiamo lasciarli andare, vengono messi qua, gli si dà la botta sul culo e tornano giù nello schifo. Tisi Sparta, praticamente sì, un Tisi Sparta giga enorme. Ed è morto Ettore. Comunque che è sta musica qua da porno? Io volevo lo fai. Io volevo lo fai, no? Musica da porno. Introducing speech. Sì, non ho capito che cos'è sta roba qua. Ok. Tac. Ehi, Stepleo, vedo che sei incastrato con Minecraft. Che ne dici se ti do una mano? O l'intero braccio? Dimmi tu cosa preferisci. Che cosa meravigliosa, sì. Sì, è tutto molto bello. Poi vabbè, sopra, adesso vi faccio vedere veloce, ma quello lì proprio due cagatine. Ho iniziato un po' ad abbellire il tetto, mi manca la parte sotto. Vai a guardare la live, G. Vai a guardare la live. Ricordati che stasera con me non fai niente. Con lei potrebbe essere. Quindi, priorità. Dicevo, pugno in faccia, let's go. Mamma mia, neanche fossi... neanche fossero facchinetti. Cioè così, proprio pim pam pam, fuori. Tu sei giusto a metà. Meno male penso di sì. Guarda che bella Pandora. Guarda che bella, guarda. Guarda. Tisi Sparta era vecchia Pandora. Non ho più tolto questi, è vero. Fuck, ho della terra da togliere. Ce l'ho qui una pala. Posso farmela? Sì. Briar! Che non parte perché sono stupido io. Sono stupido, scusami. E ciao Giada, come stai? Tutto a posto? Com'è andata stasera? Hai fatto live stasera? Non mi ricordo. Comunque Brian, scusami, non avevo gli alert spenti perché avevo registrato sto oggi, quindi li spengo quando registro. E grazie mille, scusami, non... Te l'avevo scambiato anche l'altra volta, mi pare. Ho questo flash che te l'ho scambiato anche l'altra volta, scusami Brian se è così, scusami. Quando la meme passa da Brumotti a Facchinetti? Mamma mia, sono fortissimi loro. Sono dei tank della Madonna. Loro c'hanno le rune proprio quelle da... che ti attirano tutti quanti i nemici, che sono una bellezza. Alla fine Nova aveva scambiato i... non si sa, Pandora poi è finita, cioè non è più evoluta la lore, la vecchia stagione è finita lì così. Povero Brio. Briar, scusami, scusami, te lo faccio per te, va bene. Dov'è che è? Che storia! Miau. Gatto arrabbiato. Gatto con gli occhiali da sole figo. Gatto con gli occhiali da sole spaparanzato. Andava meglio così? Andava meglio così, Briar? Cioè, non è partito prima, però, cioè, così dovrebbe essere... Dovrebbe essere più personale, più... Più una cosa tra me e te. Ci siamo avvicinati e ora siamo intimi... No, la prossima volta forse è meglio se rimetto il bot. Ah, questo qua devo riliberarlo. Non spararmi, per favore, dai, ti prego. Ti sto liberando, non spararmi. Vedi che ti ho liberato? No, Teronas! Teronas! No, Teronas mi spara.
Maledetto Teronas che mi spara. Ah, fuck. Devo mettere questo qui. Cos'è il livello di paura? La paura ce l'hai se resti all'oscuro. E se arrivi al livello 100 ci sono o dei jumpscare o dei nemici che vengono a ucciderti. Molto forti. Maledetto Teronas. Maledetto Teronas. Ci spara le frecce. Oh. Avvistata una nuova specie di animali a Pandora. E io non le ho ancora viste. In realtà io ho esplorato molto poco questa serie. Ho esplorato veramente poco. Però guarda che bellino. Qui sta andando avanti la locanda di Berro. La pescheria di... Gianco. La casetta di Vic. Casa di Casey che poi ha abbandonato. Ieri ho bruciato un albero in piazza centrale, ma... Ma come c'era... Nella piazza centrale non c'è un albero. Qui c'è la base di... Dado, che è appena morto. Sicuramente questa è la sua base. Molto ribella. Qui sotto dovrebbe esserci Mollu. Qui sotto dovrebbe esserci Mollu. No, questa qua bisogna buttarla anche giù, tra parentesi. Questa qui era di Lomba. Però non ha più giocato dal primo giorno, quindi si può anche abbattere sta casa qui. Terra si distrugge, si mette le sue robe in una cesta e mai vorrà rigiocare e ciao. E questa è la casetta di Mollu. Non ho l'accendino, non posso dare fuoco alla casetta di Mollu. Ah, sì, beh, quello sì, l'avevo dato fuoco io alla casetta, all'edicola ambulante. Questa è tecnicamente casa di Giacomo, se non erro. Che storia! Filip, mamma mia, 16° mese, bentornato. Filip, uno dei primi sabato, tra parentesi. Grazie mille, tutto a posto, tutto a posto. Un po' stanco, ma ci sono. Ci sono anche se è un po' stanco. Ma Dado è morto due volte di fila? Forse l'ho ucciso Dado con la magia, Dado è morto. Oh, ho rifatto la farm finalmente, Giacomo. Così è molto più bella. Molto più bella così. Qui c'è il buco di Poldo, che si potrebbe anche chiudere. Ma tu sei un piccolo lama abbandonato? Tu sei un piccolo lama abbandonato? Dov'è il tuo papà? Ha perso il suo papà, è orfano. Ah, che andrai a dirlo ai tuoi genitori? No, forse è un po'. Forse un po' troppo. Forse è un po'. È il buco di Poldo, dicevamo. Cioè, il buco di Poldo. E questo qui non so di chi è. Questo non so di chi è. Non mi ricordo. È molto bella sta cosa qua. Forse Franzo? Forse di Franzo? Dimora di Franzo, sì. Devo chiedergli se fa anche un laghetto simile qua giù. Annegato, ha impalato Vic. Potrei fare un sacco di battute bannabili su questa cosa, ma non le farò. Ma non le farò, perché sono un signore. E la casa di Tyr? La casa di Tyr, tecnicamente... non è quella porta là. C'è tipo una porta in una montagna, se non erro. Tipo lì. Quella là. Quella porta laggiù porta a casa di Tyr. Come si chiama la canzone? È una playlist lo-fi in diretta, quindi non saprei dirtelo. Forse questa? Fammi vedere. Un attimo che vedo se è questa la canzone. Se è questa della coppia in collo. No. Forse questo? Penso potrebbe essere questa. Un attimo che ti copio in collo la canzone. 2 secondi che vedo sarà quella lì. Sì, bellissima la pubblicità, grazie YouTube. Perché sei a 50 fps? Perché server sta avendo un po' di problemi ultimamente. Non so se è questa. Non ci assomiglia molto. Il link che hanno dato loro era questo qua. Però non so se è questa qui, non ci assomiglia tantissimo. Non ho idea. Dovrebbe essere questa tecnicamente, ma non ne sono sicuro. Tra parentesi, posso anche abbassare un po', eh. Ah, una cosa che volevo chiedervi, chat. Che magari voi mi sapete dire.
Come... cioè, cos'è che è successo ad Animal Crossing? Che ultimamente ne hanno parlato tantissime persone. Denuncio signor Dado, denuncio Zanko di furto e omicidio. Inoltre denuncio Giacomo per omicidio, li ho 27 livelli. Cerco blocchi di terra, se avete rarità di ogni tipo portatela a me, faccio affari, ottimi. Non mi interessa. Anca. No, non penso che sia in base a quello l'aggiornamento. Spero di no, per carità di Dio. Sì, sì, Alex è lì che aspetta. Sta aspettando il momento prepuzio per farla. Perché ho visto la... cioè, ho visto un sacco di gente che... cosa volevo fare io oggi su Pandora? Non mi ricordo neanche più. E mi pare che ho visto un sacco di gente che era presissima, che doveva tornare a mettere a posto l'isola, a fare cazzi e mazzi, e non ho ancora capito il perché. C'erano tutti presi malissimo. Che io la mia... la... cioè, allora io su Animal Crossing ho giocato con Clara. Clara aveva la sua isola su cui io ho fatto la mia casa. La mia casa... entrata principale, una bella stanzetta normale. Poi ho il cimitero. Ho un campo di concentramento. Una sala delle torture. E un magazzino fatto stile... tutto quanto atomico, brutto, schifo. Integrale c'è tipo la stanza rosa, la stanza di pianoforte, la stanza tutta carina. Io c'ho... io c'ho ste cose qua. Io c'ho ste cose. Queste cose qua, c'ho, mi... molto pacifico, sì, sì. Cioè, bello tranquillo. Non si è mai fatto male a nessuno. Io non mi ricordo mai come si chiama. È tramite il vetro, non posso vederlo. Ci fai un video? No, non ci, ormai non ci gioco neanche più, quindi... non ci gioco proprio neanche più. Allora, all'Ebolas, l'Ebolas, vero, vero, vero. L'aggiornamento di Halloween, ma non mi pare strano che per tutto quello fanno tutte ste robe qua. Comunque io volevo fare oggi lì la scuderia fatta tutta bene. E non so però se fare anche le cose dei salti dei cavalli. Perché allora la scuderia qui era comoda. Però se io la facessi qui sotto, con la salita un po' più tranquilla, tu potresti tranquillamente uscire di qua e andare giù col cavallo. Instant. Prendi la montagna, fai giù da qua. Non dovrebbe essere un problema. Il resto dello spark è quello privato di Nova. Quindi dovreste chiedere a lui. È Nova XCIV. Nova XCIV. Tecnicamente sì, non mi ricordo mai il nome, com'è che è. Se non vi ricordate, potete anche leggerlo come No Vax Civ. Quindi... No Vax Civ, esatto. Io me lo ricordo bene o male così quando devo ricordarmelo. Ah, se non ci pagasse sarebbe già morto. Inteso. Grazie, Yukin. Quindi oggi cosa facciamo, allora? Oh! Faccio qualcosa alla prigione per espanderla un po', tipo ad esempio, non so, chiuderla, fare qualcosa di un attimo un po' più studiato, magari tipo un'entrata di qua che scende giù, che sembra tipo delle segrete, tutto quanto. O faccio la stalla laggiù, pensavo di farla io. Oppure sto pensando, cioè la scuderia più che la stalla, fatta tutta la scuderia fatta bene. Perché il mulino non ho ancora bene il progetto, devo studiarmelo. No, ma non possono scappare, perché se li mettiamo in prigione li leghiamo. Quindi legati non puoi scavare. Il mulino sì, verrà fatto lì il mulino, però appunto serve un progetto, perché non ho bene o male in mente come... allora, steampunk non è propriamente il mio genere di costruzione in cui sono più ferrato. Mettiamola così. Era più su costruzioni a mano libera o mega pixel art 3D. Quindi steampunk lo sto un po' improvvisando. Qui devo migliorare la terrazza perché voglio dargli un po' più di profondità, però devo capire come farla. Quante gente che oggi partecipa per la prima volta alla chat? Ma sono un sacco felice che iscrivete per la prima volta.
per la prima volta. Mi è venuta in mente molto la scena di One Punch Man. C'era una zanzara che girava. Allora. Pigro, lo sono un sacco, Alex, mi spiace. Che storia! Potessi fare la scusa. Oh, Paolo, grazie mille, 15° mese. Anche lui scrive per la prima volta in chat. Grazie Paolo, bentornato. La zanzara invincibile, quanto bella quella puntata. Tra parentesi, parlando di anime, mi sto guardando con Clara Violet Evergarden. Ho quasi finito la prima stagione, mi manca tipo un episodio, mi pare così. Molto bella. L'avevo molto sottovalutata. Ma molto molto carina. Se fai la scuderia metti anche il macchinario per determinare la velocità. C'è vicino a casa di Dado, oltre a quello di salto. Com'è il macchinario per determinare la velocità? In che senso? Ho visto che sono usciti i film di Violet Evergarden. Ho visto adesso, infatti, sono... Ho visto che ce ne sono, mi pare, due. Possibile che sono due gli OVA. Hai visto Vita da Slime? Ho letto il manga. Non l'ho mai guardato, in realtà. Vicino a casa di Dado. Qual è il macchinario per vedere la velocità? Ma se al posto del mulino fai degli ingranaggi che coprono tutto quello spazio, e io voglio fare gli ingranaggi all'interno e il mulino all'esterno. Devo capire come farlo, perché... degli scalini gialli per fare gli ingranaggi fatti tutti bene. Non volevo farli in legno, volevo farli magari in oro. Togli la texture, fa troppi FPS. Ma la texture ci serve, perché ci sono delle cose custom, tipo il mio elmetto, che si vede solo con la texture. Altrimenti vedresti una zucca. Quindi alcune cose... Non potresti vedere questo giornale, non... Non ho capito. Due film e un'ova, se non sbaglio. Ah, ok, allora dopo... Cioè, li vedremo. Allora, la puntata, quella della mamma e della bambina, la trama si capiva sin da subito. Sin da subito, però cazzo se l'hanno fatta bene. Clara c'aveva i lacrimoni proprio belli grossi. Io ero lì che avevo la voce tremolante, però non ho fatto ancora lacrime, quindi ce l'ho fatta, ci ho tenuto. Qual è il macchinario della velocità? Qual è il macchinario della velocità? Perché qua ci sono gli archi, ok? Quelli li metterò. Qual è il macchinario della velocità? Per i cavalli. Nessuna mod. Sono tutte... Allora, mod è tipo pochissima roba che non influi... È sempre un vanilla... Ma che ad esempio c'ha delle, o dei blocchi in più o dei blocchi custom. Non so come funziona in realtà. Ti dà un range tipo quello di Fierica come velocità tra 15 e massimo. Il massimo è comunque vicino, mentre quelli gli altri tutti... Non ho mica capito. Penso che sia qua il macchinario, visto che i cavalli sono qua. Tu non... Poi metti che ti esci. Dov'è? Dov'è il macchinario? È un mondo custom. Ha dei biomi customizzati. Per questo ci sono le montagne. No, il grosso è più indietro. Mica ho capito. Non ho mica capito. Alex, dubito fortemente ultimamente perché ho veramente poco tempo. Cioè, anche solo per i miei progetti, quindi un po' dubito. Mica capito dov'è il macchinario. Torna alla stalla. Ok. È lì dentro. Black Clover non mi è piaciuto troppo in realtà. Dentro la stalla? Ma scusa, giro io e ti fermi tu? Non ho ben capito. Macchinario per la velocità. Dove cazzo è il macchinario per la velocità?
Ci sono sulla destra della stalla. Qua. Ma questa è casa di qualcuno? Boh. Vabbè, chiederò a Dado direttamente. Chiederò direttamente a Dado, è buona. È di Tano quella casa. Ecco perché era brutta. Inteso, cioè che è simpatica, è bella dentro. Forse è un labirinto casa di Dado da uscire. È fatto con le botole. Non so. Vedremo. Poi mi chiedo magari di farmelo. Quanto grande è, bene o male? Questa va buttata giù. Questa va buttata assolutamente giù. Via, a sparire. Per capirci, ad esempio, le montagne giganormi, ci sono anche dei biomi, tipo questo qua delle terme. Vedi che c'è tutto quanto la... O isole vulcaniche, non saprei come dire. Le pol d'olive! Chat, dobbiamo andare a bruciare tutta casa di Poldo? Dobbiamo andare a bruciare tutta casa di Poldo? Le pol d'olive! Poldo, mi hai finito il video? Poldo, hai finito il video? Hai finito tutti e cinque i video? Hai finito tutti e cinque? Poldo, hai finito? Non voglio giocare a Sunshine. Non voglio giocare a Sunshine. Ho già da finire Entai Puzzle. Non inizio un gioco nuovo finché non finisco quello vecchio. Mi spiace. Non gioco, cioè... Ho da finire Entai Puzzle. Tra parentesi, di giochi di Steam che non ho mai... Come fai a sapere che anche questo è un Entai? Non lo sapevo. Sinceramente non lo sapevo. Volevo fare la battuta su Entai Puzzle. Non sapevo che anche questo fosse un Entai. Allora ho tempo. Allora ho tempo per provarlo. Ho molto tempo per provarlo. Dicevo, c'è un gioco che volevo fare tempo fa, che era molto bello, che ci sono delle ragazze che si sparano, un FPS dove si devono sparare sui vestiti finché si denudano tra di loro. Volevo farci un video. Nuovo l'abbonamento, più sento il peso del tempo che avanza. No, Manuela, grazie del primo mese. Ben arrivata. Grazie. Poldo, come fai a sapere il nome di quei giochi? Non mi ricordo come si chiama, sinceramente, ma perché sai il nome di... No, è tipo con le pistole d'acqua, non mi ricordo. È tipo tra... Tu, Spoldo, sei mio amico su Steam? È tipo tra le mie cose che vorrei, mi pare. Manuele, grazie comunque per il primo mese, non sei per nulla. Senran Kagura, forse è quello. Comunque, Poldo, già che ci sei qua, ho modificato il tuo magazzino. Ho modificato un po' il tuo magazzino e l'ho reso più bellino. Ti faccio vedere, guarda. Guarda, che bello. I mondi custom non ne ho la minima idea. Dovete chiedere a Nova. È lui che gestisce tutta questa cosa. Guarda, Poldo. Ora ho fatto... Cioè, vedi, c'è un po' di pattern, un po' di roba, le cose qui, le lampade, il soffitto. È un po' più carino. È un po' più bellino da vedere. È un po' tutto... Cioè, vedi che è molto... Let's get away. Old Olive mi ha fatto perdere un'ora e mezza di sonno. Andavi a dormire alle 9? What the fuck? Sì, adesso devo sistemare la stalla. In realtà la sposto da qua e la metto qua giù. È quello che facciamo stasera. Spostiamo la stalla e la mettiamo qui. In pratica farò qui la stalla. Infatti devo spostare anche il pollo e uova poi. Pollo o uova. Andrà spostato il pollo e uova. Qui verrà fatta la stalla. Qui volevo fare un piccolo tipo accampamento militare, con una tenda, tipo un falò, qualcosa del genere. Devo vedere come gestirlo, perché mi sarebbe, quelli ad esempio, so, lì una tenda, lì un carretto, un fuocherello, magari là sopra tipo il poligono di tiro per esercitarsi, roba del genere. Buonanotte, Poldo, tipo qua su un poligono di tiro. E qua... Non so cosa si potrebbe fare a sto punto. Avendo... Sì, no, ho spostato. Non si toglie per nulla pollo uova. Qui cosa potrei farci? Perché c'è, bene o male, l'arrivo. Che tu arrivi da qua. Ma cosa si potrebbe mettere qua? Prendi, fammi abbassare un po' questa. Non va dire.
E che cazzo, ogni volta che ti tocco ti muovi. Quando devi muoverti non lo fai? Ma porco cane, è un po' troppo. Ok, meglio. Il poligono. No, ma il poligono penso che lo metterò lì vicino alle mura. Tanto alla fine bastano solo due cose. Cioè, due cose qui, veloci. Possiamo creare una nostra bandiera. Non so se è questa la nostra bandiera. Per le armature abbiamo già questo piano qui con le divise della polizia normali, e questo piano qui con le armature da prendere veloci in diamante e in ferro, tutto quanto. Qui sopra ci sarà le stanze da letto, che sto facendo, la terrazza, qui un burino, qui c'è la discesa rapida tipo vigile del fuoco. Tieni uno spazio di 4x20. Ok, ok. Penso che si potrebbe fare anche qua su, tipo le parti dove allenare gli animali, tutto. Anche questa bisogna rifare, anche questa stalla. Devo capire come fare quella dei cavalli. Vediamo qualche esempio. Vedrei qualche esempio, magari, come stalle di cavalli steampunk, per capire su cosa... Così c'è stalla in inglese. Stall. Ok. Giusto per capire come... Povera la stalla di Fieric. Come si dice stall? Ma stall è strana, non è stalla. Cioè, vedi, mi viene fuori robe del genere. Horse stable. Eccola qui. Vorrei qualcosa di un po' più chiuso. Non lo so nel Nether come vogliono gestirlo. Questa non mi piace. Questa qui è troppo semplice, troppo brutta. Questa non è male. Una roba del genere non è male. Un'entrata così al lato per mettere tipo tutti i materiali dei cavalli. La stalla dei cavalli così. E qui davanti un po' di libero col fieno. Falla come quella di Zelda. Questa intendi? Urco. Impegnativa. Troppo grande. Ma in realtà secondo me è fattibile. Così non mi piace, troppo, troppo semplice. Al Game Jam penso che ci sarò tutti i giorni. Forse il primo venerdì, non so se sto tutto il giorno. Può essere che vengo magari solo la mattina o solo la sera, devo vedere. Sabato e domenica ci sono tutti i giorni, tutti e due. Così non è male. Tu anche non sei male per essere molto piccola. Questa qui piccolina è easy, però molto carina. Non è male come concept. Starei più su qualcosa del genere. Hanno posticipato la consegna del PC, Matti, mi spiace. Speriamo arrivi in fretta. Una roba del genere non è male. Il campo si potrebbe fare sotto, ad esempio, non so, con gli diamo come compito scavare tot blocchi, li mettiamo i lavori forzati, che... da capire come farla, però. C'è inteso come farli i lavori forzati. Interno alla mezza nella collina, è perché il problema è che sotto c'è la casa. Cioè, dove voglio farla io, per capirci? Cioè, se io voglio farla qua giù, sarebbe qui la casa, per capirci, grande così. Ho della terra, fammi prendere della terra per fare delimitare a grandi linee come pensavo che si potrebbe fare. Spada, via spada. Non su Twitch, cioè non smettere di far live, forse mi sposterò su YouTube in futuro, devo vedere. Cioè, quello che pensavo io era
tipo la casa così, per capirci, qui la casetta, fino qua giù le stalle, è tipo una roba del genere per il recinto. Sai che arti? Penso di sì. Penso che serve il Green Pass per il Games Week. Una roba del genere verrebbe. Molto piccola, molto basic. Non occupa troppo spazio. Non dovrebbe essere... Non dovrebbe essere troppo. Un po' nascosta la parte dietro. Perché alla fine è una casetta che non si usa in realtà. Cioè ci mette dentro le robe per i cavalli. Ma non è che vai a usarla tanto. E farei tipo qui davanti qualcosa tipo di... Magari lo faccio anche un blocco più avanti là. La stalla, per capirci, così che i cavalli hanno bel un po' di posto. Modelli di roll poco. Ho visto giusto qualcosa qua e là. Ho visto i Fnatic perdere malissimo, ma vabbè, hanno un team meme quest'anno. E qua dietro potrei fare una piccola piantagione. No, perché col cavallo tu arrivi qua, prendi il cavallo, vai dritto su per qua. Sali questo qua che farà la salita un po' meno ripida e te ne vai dritto giù per qua per uscire. Cioè tu vai da qua e sei già fuori praticamente. Cioè, la velocità da fare a cavallo. Arturo, cavallo duro, vieni con me. No, scusate, ho sbagliato, non avevo messo lo schermo intero. Eccomi. Cioè se io il cavallo qua nelle stalle fai così e sei fuori. Cioè il tempo è praticamente 2 secondi, quindi non è neanche così esagerato. E farei... Devo capire come farlo, perché mi piacerebbe o qui dietro lascio tipo la zona dove farei breeding a Fieric. Perché sarebbe carino anche farci qui la casetta, quella che dicevo basica, e qui dietro magari fare un tetto. Non ho ben capito. Cos'è successo? Per fare il sessi coi cavalli che gli piace tanto fare a Fieric. Che è successo? Ha scritto qualcosa sul gruppo? Ah, ok, devo sostituire la texture. Arrivo 2 secondi. Questa qui devo fare opzioni, pacchetti di risorse, tolgo questa e metto questa. Sì. Questa qui, praticamente. Fatto. A me non piace molto la location, ma ok. Perché non ti piace la location? Sicuramente così dovrebbe essere a posto. C'ho ancora... Sì, sì, c'ho ancora il casco che è a posto. Perché dite che è troppo bassa? Perché il punto è che farla sopra, secondo me, va a perdere. Cioè, inteso... Qui non ho tantissimo spazio dove farla. O faccio tipo la casetta qui. Qui le stalle. E qui la... il giardinetto.
di rifarla qui sopra invece che lì sotto? Terraformare un po', alzare tutto qua. In realtà non è troppo stretto, perché se io faccio la casetta, cioè terraformando un po' la casetta che arriva fino qua, sotto va bene, sotto è meglio, va bene, allora mi fido di sotto, facciamola sotto. Qui va un po' terraformato, perché qui potrebbe essere tranquillamente zona costruibile e non lo è perché è troppa roba. Ma sopra non è più brutto scendere e uscire col cavallo? Secondo me è più bello che lì... Cioè, qui ok, era più immediato. Però qua sotto forse è più bello. Ora. Che materiali mi serviranno per fare tutta questa roba qui? Legna. Steccati. Usano molto la legna lavorata, vedo. Questo può servirmi. Possono servirmi. Poi no. Poi no. Poi no. Non lo so quando pubblica Fieric le live dopo quanto. Non ho la minima idea, sinceramente. Buonasera. Buonasera, signor... ho perso il nome. Daniel. Tira su una collinetta custom per la stalla dove è ora? Si potrebbe un po' terraformare in realtà, non è una cattiva idea. Si potrebbe alzarla leggermente. Non è una così cattiva idea. Metto solo legna, così poi mi ricordo che ho messo solo quella. Cioè ditele alzare qua un po', Può alzare a sto livello qua, bene o male. Sì, li abbiamo presi ditto. C'era Fieri che mi diceva, sì sì, un sacco di ditto in culo. Mi piacciono un sacco i ditto in culo. Che bello il ditto in culo. E penso che intendesse quello. Penso era quello che intendeva Fieri, giusto? Perché non capisco altre possibili traduzioni. Sì, alzerei un po' il tutto. Però devo spostare il pollo e uova. Metto qui gli stack di terra. Ok, ok, sarà quello... Notte, Hippo. Buonanotte. Pollo e uova. Verso che ora stacchi? Non lo so, oggi molto tardi penso. Oggi penso tranquillamente verso le 2-3 di notte. Ho proprio voglia di farmi una giocata chill, tranquilla, senza troppi scazzi. Buonasera, Jerry. Pollo uova, ha spostato. Dove lo metto pollo uova? Pollo uova potrebbe tranquillamente stare in casa, Non metto pollo uova. Pollo uova. Pollo uova, pollo uova. Potrebbe mettere qua su, però non so ancora come verrà gestita la zona qua su. È la texture pack di Nova. Fanno ogni tanto lo shutdown del canale se volete andare a vederla. No, lo metterei fuori casa. In realtà poi venendo tolta la stalla da qui si potrebbe mettere lì. Per adesso lo sistemo velocemente. Pollo. Oh. Uova. Ok, fatto. Una catena. Pollo. E le candele. Ok. Pollo uova c'è.
Spostato, ma c'è, ma c'è. Dimmi, Erti, dimmi, che ti vedo un sacco entusiasta di questa tua bellissima domanda. Quindi andiamo a terraformare. No, Arti, perché non la gestisco io la fiera, mi spiace. Quindi, soprattutto anche quest'anno che hanno i biglietti contati, non... Anche l'accredito non so neanche se c'ho quello per l'ospite. Cioè che voleva venire anche Clara, non so se ho il biglietto gratis per Clara o meno. Buonasera, buonasera, Salvo. Scopro tutto, copro tutto. Devo coprire tutto quanto. No, la mia lanterna, ridammela. Sì, ok, il giorno non mi serve avere la luminosità. Copro tutto? Leo la cam, mettila in alto a destra? Perché? Sempre andata bene qua. Consigli su come buildare meglio? Guardate un sacco di costruzioni, un sacco di video, prendi idee, copia. Alla fine costruire bene è tutto copiare. Magari ti ricordi una determinata cosa che su quella casa stava bene, la rifai su un'altra e diventa tua. Cioè devi riuscire a capire cosa sta bene dove. La cam. Se vuoi vengo io al posto di Clara. No, non è che Clara non può venire. È che non so se ho ancora il biglietto per Clara o devo pagarlo. È quello? Perché essendo che gli ingressi sono contati come a Luca Comics, non so se hanno disponibili i pass gratis. Ah, non si legge la chat. Scusate. Ecco. Meglio così? Così vedete cosa scrive il bellissimo Franzo. Tic 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 tic. Ma io una volta tipo non avevo una... Madonna, siete troppo grandi. Diventate più piccolini. E ci metto qua. Così. Io non riempirei tutto. Perché no? Poi mi ci spawnano dentro i mob. No, forse questo... No, qui va bene come altezza. Questo lo tolgo. No, no, riuscite a vedere sia la chat nostra in gioco che la vostra. Riuscite a vedere tutto. Cavolo, arriva notte. Dammi la mia lanternina in mano, così non ho problemi. Ok, questa altezza qua dovrebbe andare bene. Ora pure sul telefono. Sì, perché tante volte non ci penso che magari chi guarda da telefono, se vuole leggere la chat, non può tenere il full schermo. Boro grosso l'ho rivestito io lì. E quindi che qui va a fare così bene o male come... Come cosa? No, non ridammi la mia lanterna. Stiamo costruendo la stalla. Adesso stiamo terraformando per la stalla. Quindi direi che... Casa stalla, altezza è questa. Quindi almeno fino a questo va fatto qua, alto così. Sì, sì, beh, la stalla vera, il concetto della stalla è che doveva rimanere dentro le mura. Cioè non sarebbe mai andata fuori. Ok. Non lo so, ma c'è spazio anche per far quella poi in caso. Dove c'è la stalla adesso possiamo fare la zona per allenare i cavalli. Ok, qui sopra verrà fatta la casetta. Qui verranno fatte le stalle. Che terrò un attimo più basse. Finita la terra.
E davanti ci sarà il recintino ad abbellimento, mettiamola così. Notte ragazza, che va? Tra parentesi, quanti domani hanno scuola? No, ma la parte bassa era bello il dislivello perché ci sono i prigionieri, quindi stanno laggiù, si riesce ad avere una visione d'insieme del tutto, non era male. Tac. Ok. E tecnicamente così. Madonna, un sacco di gente. Io dopo domani lavoro. Dai, Alex, almeno non domani. Almeno domani sei in pausa. Un'interrogazione alla prima. In bocca al lupo. Ok, così viene la stalla. Ah, lì viene la casettina. A questa altezza. Ci costruisco le stalle. C'è la stalla vera e propria. E qui ci faccio il giardinetto. Non so se il giardinetto farlo effettivamente a livello giusto. Però tecnicamente dovrebbe andare bene così. Qui dovrebbe andare bene. A grandi linee. Anche come terraformazione. Sì, ok, già meglio, già meglio. Io ero l'alimentatore del PC che lo collegavo al computer nella spina, me ne accorgevo quando poi andavo sui giochi. Wow, cos'era tutta quella roba nera? Quando andavo sui videogiochi e notavo che avevo tipo 20 fps, dicevo, what the fuck, che cazzo è? Ettore è morto. Ettore ha sparato a Fieric che aveva spine sull'armatura e si è suicidato. Si è suicidato su Fieric. Ha disobbedito al capo ed è andato. Però vabbè, era bravo Ettore. Ettore resterà sempre nei nostri cuori. Era un secondino che non era secondino a nessuno. Una cosa. Forse sì, un po' troppo grande quella che avevamo visto noi. Classica rossa? No. Vabbè, vediamo come. Vediamo, dai, la facciamo noi. Che torture farete ai carcerati? Quella del cazzo delle balle. Tortura cazzo balle. Tac, 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 tac. Cerchiamo di capire che pattern hanno usato. Che pattern hanno usato loro per il tetto? Ma sono stupido? Scalino, scalino, scalino. Cosa? Due. Ok, ho capito com'è. Ok. Ho capito come hanno fatto il tetto. Era quella la parte che mi interessava. Legno. Chiaro o scuro? Usiamo questo legno qui o questo legno qui? Forse userei quello più chiaro. Userei quello più chiaro. Le rifinizioni del tetto davanti scure. L'interno chiaro e il resto dell'edificio in legno chiaro. Ok, direi di iniziare dalla casetta. La casetta. Inizio dalla casetta, inizio dalla cosa. Ragazzi, non fate metagame. Se qualcosa serve, viene chiesto in chat o comunque a voce. Casetta. Ok, cominciamo con la casetta allora. Non ho tantissimo spazio, Devo giostarmela da qui. A qui. Fuck, non ho del legno scuro. Tu vai lì.
Ho una sfera di cristallo magenta e non so cosa metterci dentro. Il pipo. Mettici dentro il pipo. Se non hai un pipo perché sei una ragazza, taglialo a qualcuno per strada e metticelo dentro. No, non farlo. Per carità di Dio, non farlo. Che poi magari ci sento in colpa che lo fai veramente. Non tagliare il pipo a nessuno. Ragazzi, non tagliate il pipo in giro alla gente per strada. Mi raccomando. Allora. Legno chiaro. Stasera faccio un bel po' di live, non so di preciso quando stacco. Sì, tecnicamente dovrebbe bastare. Entrata da 2. Entrata da 2 qua. Bene o male. Tanto non è che è una casa che deve contenere chissà cosa. Bene Arti, bene. Ma te Arti non sei tamponato, che ho visto che scrivevi che appunto non sapevi per il Green Pass. Niente virazioni, chat. No, non si taglia il pipo alla gente per strada. Tac tac tac. Il pipo, ragazzi, lo tagliano solo quando, alla gente che circoncide a caso. Volete essere gente che circoncide a caso? Ciò farebbe di voi dei pesci siluro. Cioè, volete veramente che... Va bene, Arti, non ti abbraccio, allora. Non ti abbraccerò. Cioè, se mi arriva Arti, dico... Arti, non mi interessi. Dico proprio... Arti, via, schifo. Bleh. Allora, a me l'unica cosa che interessava... è un'accetta che non ho. Mi serve un'accetta. Allora, un canale Uncut ce l'avevo. Solo che... non mi piacciono molto i video Uncut. Quindi l'ho stoppato per adesso, che lo teneva Jumbo. Per adesso è stoppato e vedrò se continuarlo o meno. Con l'entrata 2 così... sì, Ivan, era quello. Faccio l'entrata 2 a 3. Entrata 2 o a 3? A 2 non sarebbe male, eh. 2, ok. No, ma è alto perché poi il tetto viene un blocco più avanti e uno più sotto. Quindi devo capire adesso come gestirmela qui. Penso che il tetto è 1, 2, scende un po'. Così direi. Come forma mi posso soddisfare? E qui quindi devo rifare della terra. Ok. 2.5. Così non è male come forma. Cioè, inteso, poi prende il tetto, tutto quanto. Dovrebbe starci. Dovrebbe starci così. Faccio di legno, fatto tutto così. Che non lo uso molto, in realtà, questo tipo di legno scortecciato. Che cos'è? La stalla stiamo facendo. Questo ce l'ho. Questo ce l'ho, questo ce l'ho. Quindi posso fare anche il tetto. Il tetto ho detto che lo facevo un blocco più avanti. Non ho terra per salire. C'è l'altra terra qui, dai, che non voglio andare a prenderla giù. Sì che c'è. Però ci sono anche queste che potrei usare. L'esterno di Tapatter. No. Sì, le impalcature ce l'ho, Yuki, ma mi dimentico sempre di usarle. Blocco, blocco. Così, così. Poi, tecnicamente... blocco.
questa. Questo. Questo l'ho sbagliato. Questo. Questo. E questo. Così dovrebbe andare come tetto. Quindi abbiamo detto che era questo. 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 E questo. Come tetto, la cadenza di tetto dovrebbe piacermi così. Dopo andrà naturalmente il davanti modificato, ci saranno più cose, ma il tetto a grandi linee così dovrebbe andare. Quindi a questo punto però devo abbassarlo di un punto sui lati. Perché se voglio tirarlo dritto... Qui ho sbagliato, è troppo alto, e qui ho sbagliato, è troppo alto. Ok. Quindi abbiamo qui. Lo faccio così. Qui tu andrai normale. Il sopra sì, lo faccio anche così. Forse il sopra posso anche alzarlo leggermente quando rientro. Così. Finisco con una slab il tetto, in che senso? In che senso con una slab? No, questa... Allora, non facciamo più le autostrade, perché non siamo più in Veneto, ma siamo la polizia. Quindi niente autostrade. Ok, e questo lo faccio con quello più chiaro. Così da dare pattern al tetto. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tu sei da così. 4, perfetto. Ora qui di nuovo scuro. Con scalino. Questo. E questo. E poi si continua con questo. Un, due, tre. Un, due, tre. Qui erano tre o quattro. Quattro. Ok, quindi andrà a finirsi lì. Ok. Mi manca le slab di quello scuro. Sì, me ne serve. Me ne serve una. Fuck, che sfiga. Me ne serviva solo una. Uno, due, tre, quattro. Scalino scuro. Uno, due, due, tre. Qui il quarto. Quattro. Quattro. Che palle! Mi mancavano pochissime slab. 4 e 1. Spero di avercela. Sai che conosco Long Gamer, ha partecipato anche ai miei video, io e i suoi. Una volta collaboravamo di più. Oh, una slab singola, ti prego, una slab singola di legno scuro. La prendo dalle scale, me la rubo dalla casa se non ce l'ho, a costo di non andare a farmarla. Ma a costo di non andare a farmarla, me la rubo da... Ma vuoi dirmi che non ho una singola slab di legno scuro? Ma porco... Oh, oh, oh! Ok, ok. Cosa abbandono? Abbandono te. Abbandono te. Mi spiace, sei un blocco solo. Ok, ok. Allora, tranquillo, Giacomo. Mi serviva una singola slab di legno scuro. Una sola. L'ho trovata, sono felice. Ok. No, in realtà poi me ne servono di più, ma vabbè. Adesso risolvo ben. Probabilmente dovrò andare a farmare. Ok. E così. Ecco, ho piazzato due torce io. A una qua.
E l'altra? Ah, e l'altra qua sotto. Ok, trovata. Ok, quindi ne metto una appesa qui e una appesa qui. Posso fare questo, 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 questo. No, anzi. Così. Se faccio questo, ce la posso fare. Sì, ma i materiali che mancano, cioè, ogni volta che scegli un materiale per una casa, stai tranquillo che è quello che ti manca. Così. Qui ti direi che lascio un buco qua. Un buco qua. Per fare le finestre. Voglio delle finestre. E qui davanti metterei tipo delle fioriere. Tac. Tac, chiudo lì. Pac, è vero che gli manca quel blocco. Vabbè, lo metterò dopo. Può starci? Aggiungerei dei mattoni. Cos'è? Oh, ma grazie. Ho mezzo cuore. Però sono pieno. Sono tutto pieno. Grazie, Giacomo. Però sono tutto pieno. Cosa Lei butto? Che contadino mi può dare due pagnotte? Oh, oddio. E questo dove è uscito? Ho mezzo no, cuore. Aspetta, aspetta. È troppo scuro. Non mi piace questo. Sberte, grazie. Grazie mille. No, no, mi serve quello di diabete, questo è troppo scuro. Ce l'ho, fermo, cucciolino. Sberte, grazie guarda. Mille, benvenuto col Prime. No, con l'abbonamento pagante. Sberte, sborsa i money. Ma no, 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 questi sono abeti? Sì. Questo è spruce. Non è abete. Sì, è abete. Ma l'abete non è chiaro. Abete? Ah sì, abete. Ok, perfetto. Grazie. Ne vuoi altri? No, questo qua, sto albero mi basta, poi me lo farmo con calma. Grazie, Jack. Ti do anche il Dark Oak se vuoi. Oppure gli Oak normali. Ah no, poi mi li lascia, poi tanto li droppa. No, dico quelli... Divertiti. Grazie. Figuri, è stato un piacere aiutare lei. Di niente, costruzione. Dado, vieni, ti do un po' di cibo. No, me ne hai già dato tipo abbastanza. Dado, guarda dentro la cella. Hai visto? Penso più dentro. Devi andare più dentro. Ma, vabbè. Non c'entra. Hai arrestato me. Signor Leo. Dentro la cella, vieni qua. Vieni qua, dentro signor la cella. Leo, perché mente? Dentro la cella, signor già. Leo, perché Dado, mente? Dentro la cella. Signor Leo, perché mente? Perché dentro la cella. Entra? Dentro la cella, già. Dai, dentro, hop. Picchialo. Lasciatemi stare. Aspetta. Oh. No. Gli fai un po' troppo danno così. Mangia. Manda. Ah, ma. Giusto. Lascialo. E io chiudo, vai. Vabbè, no, aspetta, c'è stato un errore. C'è stato un piccolo errore. Lasciatemi stare. Vai, tutti sì, liberi. Lei è un mentitore comunque. Di cosa? Lei dice che non è in live. Lo so, sto mentendo. Prima ho provato, ma non so come si fa. Slash live mi on. Slegate, per favore, che da mezz'ora che sto mangiando. Sei slegato, sei te che vai piano. Oh mio Dio, mi ero tipo buggato, stavo mangiando una patata infinita. No, sei libero. Ma è scemo? È libero. Oh.
Non è abuso di potere. Non è abuso di potere. Per nulla. Non è abuso di potere. Forse farei questi con legno più scuro. Vediamo come viene. Mi scusi, signor Leo, quando... quando è che parte la denuncia al signor Gianco? Mi scusi. È quando arriva il signor Fieric. Ah già, è vero, me l'ho dimenticato. E quando arriva il signor Fieric, mi scusi? Domani. Mannaggia. Meglio così? E forse farei qua sotto questo qua fatto. E lascio in una cesta quelli che ho fatto? Sì, aspetta che la faccio. Beh, faccio io, ce l'ho lei. Ah, ok, perfetto, grazie. No, no, lascerei normale. Cioè, inteso... Ma mi scusi, questa che cos'è? La stalla, sto facendo pian pianino. Ah. Ok. Qui si potrebbero mettere gli animaletti quelli belli. Se ti serve Oak, dimmelo che vado a prendere i semi. Ah, ok, grazie. Grazie, che carine, Giacomo, che ci aiuta. Ma i cavalli non entrano. Due blocchi e mezzo dovrebbe entrare, tecnicamente. Due blocchi e mezzo dovrebbe entrare. Se non erro. Poi in realtà sta qua la casetta. I cavalli devono entrare nelle stalle qui. Questa qui è solo la casetta dei cavalli. Qui faccio il faccio un piccolo campo di grano. Non è la rosa, non è il tulipano. Qui faccio tac 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 tac. Fammi fare questo. 9 cancelli vanno bene. Ok. Qui non devono passarci i cavalli, quindi non c'è problema. Guarda che faccio il tetto. Così lo faccio il tetto? Fieric, sta facendo spacchettamenti di Yu-Gi-Oh, mi pare, adesso? Non mi ricordo. E qui... qui no, qui devono uscirmi i cavalli in caso. No, però devono uscire da quella. Sono scemo, sono scemo, sono scemo. Tac. Questi miei per te, tribelle. Wow. Anche i sapling. La polizia le deve un favore. Metti caro che una volta c'è qualcosina. Per il legno sono sempre pieno. Ho fatto 8 farm di alberi. Ah, madonna. Sì, purtroppo il legno serve a tutti. E anche a tutti. Ok. Vedo che è molto bellina. Voto... le do un 8 e mezzo. Ma per cosa sarebbe? È per gli animali. Per i cavalli. Adesso devo fare qui la stalla. E poi un giardinetto davanti. Ah, scusa, bevevo. Se vuoi ti posso fare il cavallo. No, ma ce l'abbiamo già i cavalli. Io sono più bello. Ma Fieric gli piace coltivarli. A te picchiarli? No, Fieric coltiva i cavalli, gli piace un sacco. Ma sai che molto probabilmente potrebbe diventare una cosa illegale? Coltivare cavalli? È il mio lavoro, ti rende conto? Io sono il contadino. Porto tutti gli animali, tutto il cibo. Ma gli animali. Sei contadino? Cioè, sei contadino, no, non l'allevatore. Io quello che faccio è un dino, due dini, tre dini, quattro dini, quattro, cinque dini. Dino, fammi un crodino. Crodino? Fate che abbassa un po' la musica. Ma noi tanto i cavalli li facciamo solo per noi. Cioè, sti qua sono a uso della polizia.
che cavalli avete? Questi qua su, cioè, ad esempio questo qua di Fieric, che non mi ricordo mai se è questo o questo qua, che va veloce e salta, il mio ha un sacco di cuori. Ce ne sono vari. E laggiù ci sono quelli, le prove di Fieric. Questi non so se sono buoni o meno. Sono tipo esperimenti... Sì, sono i cavalli del sesso questi. I cavalli del sesso, ah, i cavalli del anche sesso. Anche qua si usano. Anche qua si usano, ok. Tec, 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 tec. Allora... Come lo facciamo il pavimento? Lascio lavorare, vado a... non lo so. Dai, grazie mille. In caso ti... poi ti ringrazio per la legna. Ma di cosa? Figurati, arrivederci, contadino, tredini. Ciao, Giacomo. Ciao. Che carino, Giacomo. Scortezza al legno che hai appena messo. No, perché sopra volevo dare un'altra texture. Appunto, dargli un altro effetto ancora. Per quello. Per quello non volevo scortezzarlo. Mentre allora qui così. Così che ci sei tranquillamente. Qui sarà l'interno della roba della stalla. Adesso devo vedere cosa fare. Cosa mettere all'interno. Magari metto una crafting table, delle chest, del fino a qua là. Tu sei storto. Allora, tu sei storto. Perfetto. Qui verrà fatta una piccola piantagione. Devo capire un po' come decorare l'interno. Cosa c'è all'interno di una stalla? Qui verranno messi i cavalli. Adesso faccio appunto la parte con i cavalli. Il fieno, le palle di fieno. Sì, è vero, le palle di fieno ci stanno. Qui il giardino dei cavalli. Ci metto però un giardinetto di cavalli. Come tolgo poi tutto sto schifo? Bleh. Cascatina con un giardinetto zen. Ma cosa c'entra con la... Siamo in una... cioè, inteso, siamo in una caserma. Cosa c'entra il giardinetto zen? Non ha molto senso. Sì, qui verranno messe le stanzette dei cavalli. Adesso le faccio qua. Questa qui è proprio la... Come dire, la... La cosa del fattore, non so come dirla. Allora. Forse devo farla uno più profondo. Qua, tipo. In cui farò. Qui così. Ok. Mi ha anche messo un sento massaggio orientale con pugnetta finale annessa. Beh, il massaggio, se non ha l'happy ending, non è un vero massaggio. Cioè, come cosa penso che sia risaputa. O no? Scusate, chat. Non è così? O mi sbaglio io? Alto 3. Ok. Tu puoi diventare tutto così. E voi diventate tutti queste, che mi piacciono un sacco. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Un po' piccolina. Ma in realtà ci stanno qua dentro i cavalli. Cioè, qua dentro mettiamo i cavalli, quelli proprio belli. Potrei modificare anche questo volendo, muovendo il muro. Tanto sono contati i cavalli, esatto, cioè, se proprio facciamo da tale che si possa andare nel giardinetto qui, li metto qua gli altri, o no?
Ma come in mezzo ai due morì la lava? Perché? Cos'è che devono griffarci? No, però devo farlo. Devo farlo pari, non da 3, ma da 4. Perché al centro ci saranno i due cancelletti. C'è questo per far uscire i cavalli. Quindi devo farli da 4. No, da 3 alti. Alti 3. E spostati di 4. Ok. Bene o male così, in mezzo ai muri fai la zona sesso per i cavalli. No, la zona sesso per i cavalli penso che sarà tipo qua davanti. In realtà sarà abbastanza aperta. No, devo fare più roba. Non si fate il poligono di con i carcerati. Penso sia tipo contro i diritti umani questa cosa. Faccio così. Allora, questi due faccio a mano. Quello scuro base ce l'ho qua. Tac. Ok. Ok, perfetto, perfetto. E questo qua andava cambiato. Ok. Così che la casa anche mantiene il suo... Ah, fuck. Lo faccio così un po' casuale. Ok. Il patibolo è il muro della fucilazione. Però non qui da dove siamo noi. Cioè, inteso, la fucilazione mi sa una cosa da piazza. Non da caserma di... Cioè, non da prigione o cosa. Noi al massimo la sede elettrica. Servono bastoni, no? Tu posso fare così. Tu diventerai tutti bastoni. Tu così e tu così. Perfetto, 48. Ok. Vedi che qui ci sia il giardinetto. Può andare bene. Sì, mi piace come sta venendo. Non è male, non è male. Mi piace, mi piace. Tac, 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 tac. Vengo cambiato in voi. E devo iniziare a risparti per gli appassionati. Facciamo anche l'abbonamento, facciamo i biglietti. Quindi qui... Andrà fatto poi il muro così. No, sono qui. Aspetta, aspetta, aspetta. Ho sbagliato il pattern. Perché l'interno deve essere chiaro. Fa pienare via su... No, ma fa pienare via da tiro con i bersagli che si muovono. Quello lo facciamo con Chris al massimo. Ok. 4, ok, fino a qua. Così, o lo faccio che si alza prima? No, devo farlo che si alza prima in caso va a fermarsi dopo. Ma tecnicamente i cavalli appunto per il popolo li fa Giacomo, appunto essendo il contadino. Noi ce li facciamo per uso personale. Cioè Fieri che aveva piacere a vedere i suoi cavalli accoppiarsi e quindi ha detto ce lo facciamo noi. Tac, ok. Uno. Due. Tre. Quattro.
Chiudo lì. Adesso devo vedere come chiudere però con l'altro tetto. Dove sono le mie impalcature? Per qua. No, no, le pubblicità sono tipo buggate. Sono dimenticato, cioè dovrei sbuggare, ma mi dimentico sempre. Ma sinceramente qui ce lo faccio giusto perché mi piace, non per guadagnarci. Altrimenti avrei già smesso tempo fa. Quindi tranquilli, tranquilli. Due, tre, quattro. Un, due, tre, quattro. Uno, due. E qui sopra alzerei ancora di un po'. Così, tipo. Ok. Chiuderlo con questi? Ho inteso fare questo? Ah, il mulino sul tetto ci sarà, ma in futuro. E qui vado ad alzarli tutti di uno. Però devo crearli. Questo ce l'ho abbastanza. Ok. Vedere com'è. Sono abbastanza indeciso su questi qua. Questi non mi ispirano più di tanto. Però qui potrei anche non farla l'uscita, Cioè inteso che ha una sola entrata, che è questa. Che posso fare con scuro, scuro. Sul genere. E poi qui lasciare la vista dentro. Notte, Briar. E buon lavoro domani. Che si lavora e si produce per pagare il gas e luce. Tac, tac. Sì, no, ma le lanterne adesso pian pianino le aggiungo tutte. Solo che adesso al momento ne ho tipo due di numero. E quindi devo vedere dove posizionarle. Una qua e una qua. Poi ne verrà messa un'altra lì. Tipo qua. Però non ne ho al momento, quindi sono povero. Che costano di più di quest'anno, ricordo. Perché? Cosa? Aspetta, perché? Cos'è che è successo? Da quando costano di più? Mi sono perso. No, non mi piace il mattone, mi sa che non lo usa. Devo capire cosa metterci lì, però. Ma in realtà no, ci viene messo il verde davanti, quindi non mi cambia niente avere questo. Non mi si cambia proprio nulla. Il caro delle bollette, oh che palle, sono stufo di pagare bollette. Tra parentesi, in questo mese ero tutto felice, ho detto, ah, con settembre ho finito di pagare le tasse. A un certo punto guardo il mio conto corrente, sono spariti altri soldi, faccio, ma... Ah, sì, no, dovevi pagarne ancora. Ah, va bene, prendete i miei soldi, bastardi, prendete i miei soldi. Guarda che bellina la stalla. Guarda, cioè, è molto bellina. Mi piace un sacco. Bella, bella. Mi sono perso il jumpscare. Ho aperto l'inventario nel momento esatto. Va bene, accettiamo. Accettiamo, ho perso il jumpscare. Ok. Ogni tanto lo fa caso.
L'ha fatto a caso male. Ho proprio aperto l'inventario, guardato, ho girato per vedere la chat, quindi... Aspetta, no, devo fare lo streamer. Oh, ah, oh, no, oh, che paura. Chat, avete visto anche voi? Vi siete spaventati? Chat, mettete like se anche voi una volta nella vostra vita vi siete spaventati. Cazzo è? Perché ho così tanta paura adesso? No, è perché non ho la lanterna in mano. Ma per così poco. Dai. Non ho tenuto la lanterna in mano per 2 secondi. Spavento da $1, spavento da 10.000. Ho le torce in mano. Guardate che belle le mie torcine. Andano bene le torcine? Tu quanti me ne dai? 9, perfetto. Tac. Tac, tac. Ok. Così. Serve la lanterna e la torcia, va bene. Va bene, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho. Mi sono distratto. Cos'è che mi serviva? Una pala, forse. Però posso farmi easy. Fuck. Tac. Tac, tac, tac. Ok, che devo iniziare a... Devo iniziare ad abbellire il tutto fuori. Ma che poi a caso, la paura non m'era salita così velocemente. Cioè, non ce l'avevo al 100% la paura. Era abbastanza basica. Terraformo forse un altro po' qua davanti, tipo. Sì, sì, la terra brulla poi adesso va sostituita. Ok, così c'è la viotta qua a casa, quella lì. Ok. Dobbiamo mettere un po' di torce in realtà adesso qua e là, non voglio che mi spawnino mob. Usa la terra dell'abete per fare il terreno di cacca tipo... Ah, questa qui dici? Per fare le varie sfumature? Ma non ho seal touch. Anche volendo non ce l'ho il seal touch. Giacomo, se non sbaglio mi aveva dato... No, se l'hai ripreso la farina d'ossa. O l'avevo messa qua io. Sì, l'avevo messa qua io. Per fare questo. Ne voglio giusto a poco. Ok. Così che c'hanno anche i fiorellini loro. Ok. Questa sarà l'entrata, perfetto. L'illuminazione c'è. Notte ragazzi, a chi va? Questa qui sarà l'entrata della casa del fattore. Come gliela faccio il sotto? A parte fammi mettere un po' di legna via che... Vado a prendere un po' almeno di roba per... Fare le cose dei cavalli. Ah. Così, a caso. A caso, così. Va bene. Va bene. Spaventami quanto vuoi, mostro, sono troppo rilassato quando costruisco. Non me ne frega proprio un cazzo di niente. Sono abbastanza rilassoso, quindi
Non sono proprio nel mood da spavento. Cioè, se fosse Slender ero già più... No, chat, non spaventatevi, non piangete. Ah, questo, vero, questi qua mi servono. Uno, due. Dai, fatemi costruire, togli. Despaventati. Despaventati, muoviti. Cammina, dai. Dai, hopla. Ok. Ok, sei despaventato. Che mi sono perso un... Ah! Ti sei perso un A. Ok. Lì dentro. Qui. Non possono uscire da lì, giusto, loro? Cavallo da qua non può uscire. No, no. Questo no, che è troppo in mezzo poi. Rompo un pezzo di muro. A posto. Guarda che bello che è, guarda che bello, eh. Sì, sono un po' randomici i jumpscare. Ce ne sono di più di notte. Però sono randomici. Questo va bene, così. Qui essendoci cavalli è più... più distrutta, direi. Dovrebbe andare bene così. Ma quel tipo di terra lo togli, poi questo qua sì, solo che devo scavarla tutta, non c'ho voglia adesso. Qui devo metterci delle foglie. Sto pensando se ne ho. Tecnicamente ne ho giù foglie. Ne ho foglie, forse qua. Non voglio il muschio, io voglio le foglie proprio. Penso che non ho foglie. Però questo è per fare un po' di luce lì, che male non fa. Il mio fiore spora la metto. Vorrei mettere l'azalea. No, io voglio le foglie. Allora, tac, tac. Tac. Questo via, questo via. E su. Quando hai capito perché il prezzo delle fondamenta della casa te le hanno fatto pagare? Non ho capito, aspetta. Lollo, mi sono perso. Sì, no, i cancelli sì, adesso li modifico. Faccio che si aprono giusti anche quelli. Devo fare questo. Devo fare questo. Perfetto. Ho fatto le cesoie. Dove sono le mie cesoie in mano? Sono lì. Devo farmi anche un secchio. A meno che non ce l'ho qua. Non ce l'ho. Vado a prendere delle foglie proprio da qua fuori. E ce l'ho qua sopra proprio. Guarda che belle. Pronte, pronte. Ne servono 4. Ok. Le rimetterò a posto poi. Boh. Rifaccio l'albero in caso. Devo fare un sacco di lanterne perché non mi piacciono le torce. Ok. Così c'è anche un po' di colore all'entrata. Perfetto. Dove si trova è urgente. Massaggio Gianco alla caserma. Che succede a Gianco? Gianco è morto. Uno e uno, due.
Starting table me la metto qua. È la Madonna, mi pare esagerato. Una notizia incredibile. Cioè? Devi sapere delle informazioni che stanno mettendo in repentaglio la vita e l'ecosistema pacifico del regno. Addirittura, la Madonna. Sì. E di cosa? Se nessuno ci può sentire qui. Venga in cella. Mi dica pure. No, domani bisogna subito farlo sapere al maresciallo e al re, ma lo dico subito a lei perché lei è un agente di cui mi fido. Stavo seguendo tre persone, ovvero Mollu, Dado e Tearless, e li ho seguiti per circa 4.000 blocchi e mi hanno portato ad una cattedrale. La Madonna! E gli ho rigliato le loro conversazioni, stavano dicendo che... stavano cercando di fare un rituale per rianimare un certo Siegfried, una roba del genere, gli servono ma è, componenti. Ma è amico loro. Loro? Non penso, penso sia un demone, un'entità sconosciuta, non lo so. Vogliono fare un rituale, gli servono delle verghe di Blades che già sono in possesso. Ma? Come? Viste con i miei occhi, hanno delle verghe di Blades. Sacrifici, samite incantesimi strani. Ok, bisogna... Si deve fidare di me! Sì, bisognerà indagare, però bisogna sentire con fieri che gli altri, non è che posso da solo. E poi erano in compagnia di un altro essere che diceva di veniva dal futuro e non sapevo che cosa. E dicevano cazzate, come prova può, non so, hanno tipo dei libri, degli incantesimi. Signor Zanko, può camminare? Può camminare in linea retta per farmi vedere che non è ubriaco? Guardi qui. Mi faccia un salto mortale? Sono vivissimo! Perfetto. Va bene, vi fido. C'è da sentire con Fieric. Domani bisogna subito dirlo al maresciallo. Sì, c'è da sentire con lui. Il regno di Pandora è in pericolo! È in pericolo, signorine. Va bene. Dobbiamo sentire con Fieric. È lui il capo supremo. Gliene parlerò già stasera. Vado a casa sua, vado nella sua stanza da letto di fatti. Ok, faccio Gianca mi ha detto che moriremo tutti. Sì. Faccia qualcosa, lei è un agente. E cosa devo fare adesso? Non so, allarmi il sistema, le campane della città, ma soprattutto quanto cazzo lagga vicino alla cosa delle pulizie. Tantissimo, non sappiamo il perché. Basta che non la guardi. Uno. È finita. E uno, due. Non c'è finita finché, non è finita finché c'è speranza. Io la lascio, signor Leo. Va bene. Quindi mi dicevi. Mi raccomando, stia attento. Mollu, Tyr e Dado. Mollu, Tearless e Dado. Ok. Ok, va bene. E vogliono far rivivere Siegfriedi. Ok, me lo ricordo. Siegfriedi con degli incantesimi sacrificali. Ok, perfetto. Me lo ricordo. Ok, abbiamo strane cose, strani rituali. Va bene. Ne parlerò domani con Fieric, non so cosa dobbiamo o possiamo fare, tra parentesi. Questo lo tolgo. Qui i cavallini scelti ci stanno. Qui metterei quelli non scelti, allora a sto punto. La piantagione la faccio un'altra parte. Ha senso. Scelti da lì, non scelti di qua. Così che Fieric può farsi il breeding. Due blocchi e mezzo dovrebbero bastare, abbiamo detto. Voglio ordinare quello che ha preso lui. Già, così va di tante droghe.
così. Così. Dovresti, così dovrebbe passarci anche quei cavalli. Metto i cavalli. Cavalli per l'accoppiamento li metterà qui. Guarda, qui posso proprio riempirlo di terra. Allora, qui ci cavalli brutti, qui ci cavalli belli. Devo farmi un'altra chest, la faccio con questo legno qui, così abbellisco l'interno. Come lo abbellisco l'interno? Non lo so, le leggende su Siegfried, sinceramente. Dovrò andare a cercare. Ho lasciato giù la mia balestra. Fuck. Ah no, qua, la mia balestra c'è. Ok. Ok, qui a posto. Luce ce n'è. Spazio per i cavalli ce n'è. Tecnicamente ci passano, essendo praticamente alto 3. Non ci sono problemi. Forse qui potrebbe dare problemi. Spero di no. Proviamo col mio cavallo. A vedere se riesce a passare. Sì, sì, ma tanto la spada non mi serve. Vediamo il mio cavallo cosa mi dice. Qui da 3. Ci passa tranquillissimo. Qui da 2,5. Ci passa tranquillissimo. Perfetto, perfetto. Qui da 2 no, ma non deve passarci da lì. Ok. Sbaglio, mi sta perculando. Ripeto. Di qua non dovresti passare. Ok, cavallo di merda, Arturo. A sto punto non so neanche se può passare o meno da lì. Cioè, metto i recinti su fino in cima per essere sicuro. Metto il recinto tutto quanto qui che... Arturo è tanto bello quanto evade le tasse. Quindi... stai lì, portiamo gli altri cavalli belli. Vieni tu, non so se sei quello di Fierico o di Poldo, non ho idea. Lo fermo qui. Ok, questo è Poldo, penso. Ok, prendo quello di Bertra. Anche quello di Bertra. L'ho messo dentro. Tra parentesi, quello di Fieric. Gli faccio una stalletta lì tutta per sé? O lo metto con questi qua? Perché più che altro si fa fatica a riconoscere da quello di Poldo. Devi fare una zona a parte solo per il cavallo di Fieric. Da capire dove. Che è abbastanza tutto strettino. C'ho cibo qua, per carità. No. Basta rinominarlo, vero? Vero, vero?
Basta rinominarli e non è un problema. Ah, dammi 2 patate, 10 panini, ta. Vanno bene. Ma name tag non so se ne abbiamo ancora. Sinceramente non le ho mai viste in realtà neanche. C'aveva Fieric ma non so dove la trovate. Forse con la farm di scheletri? Non ne ho idea. Tipo tu chi sei? Tu sei un cavallo.exe. Ma perché eri lì dentro allora? Tipo questo lo metterei qua fuori con un con un laccio. Anche quello di Fieric. Abbiamo altri lacci? Non qua vicino. No. No. Se vedete lacci ditemelo chat, eh. Questa lanterna, porca puttana, che appena la tiro giù. Gliel'ha dato. Data la pescheria. I lacci. Ok, uno è qua. Ok, dovrebbe bastare. Così leggo questo qua. Lì. Ok, ti leggo qua. Così, giusto per... E quello di Fieri che lo leggo dall'altra. Ah, la name tag l'ha data la pescheria. Ops. Che storia! Quello di Fieri che lo leggo qui. Tenga un caffè. Oh, grazie mille, Gen28. Ma che tenero, secondo mese, bentornato. Ma sai che ti prendo in parola e vado a farmi un caffè? Arrivo subito, ragazzi. Prendo Gianduiotto in parola e mi faccio un caffè, così ci sono bello attivo. Gianduiotto, ti ho preso in parola, grazie mille. Forse se quello se quel ragno si avvicinava. Grazie ai commenti chat. Grazie ai commenti Claudio. Grazie, mi hai salvato. Tu sei a posto, tu sei a posto. Andrei qua all'interno, ma adesso vedo bene come decorarti. E qui metto gli altri cavalli da breeding. Potrei metterle in scala per far saltare i cavalli di Fieric. Però mi serve la sella. Mi serve la sella. No, non è che non mi piace il demone, è che poi ti blocca e non puoi fare niente per un tot. C'è inteso, cammini più piano, rompi più piano, robe così, eh. Ok.
Stai tu. Tic 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 tic. Ma è vero che c'è il canale Telegram, me lo dimentico sempre. Ragazzi, se siete sub, c'è il canale Telegram in cui do info su video, live, eccetera. Non ti devi dal cazzo. Cazzo, ci scendere un cazzo. Stufo di piazzare sta lanterna ogni 2x1. No, ma la macchina per vedere la velocità adesso poi sentirò con Dado se... se mi dà una mano a farlo. Anche se a quanto pare fa i riti satanici. Fermi lì voi. I poveri. I poveri senza la sub. Ok. A posto, mettiamolo qua giù. Allora, essendo cavalli questi qua, che in realtà non hanno un grande utilità. Chat, li lascio liberi o li leggo lo steccato? Perché Fieric li aveva legati, però perché erano lì liberi, cioè perché erano all'aperto. Per quello erano legati. Liberi? Ok, ok. Che storia! Bimbo mi chiedi cos'è l'amore? Cresci e lo saprai. Bimbo mi chiedi cos'è la felicità? Rimani bimbo e lo vedrai. Bimbi mi chiedi cos'è questa cosa lunga nei miei pantaloni? Apri la bocca e... No, 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 no. No ai poveri senza sub BTW. Grazie Human per la sub. Mi dissocio da quello che dice Human. Ragazzi... Se non conoscete Human, vi consiglio di andare a vedere il suo canale, è uno dei player di League of Legends più forti in Italia, penso che al momento sia tra i top 5, vi consiglio di andare a darci un occhio perché è veramente mostruoso. Comunque grazie mille Human, bentornato per il 19esimo mese. Da parentesi Human, devo chiederti una cosa losca poi un giorno, che volevo divertirmi, ma ti sentiamo poi sul gruppo. Tic 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 tic. Ok. E questi qua sono i cavallini di Fieric. Quelli da cosa? Che ruolo gioca LOL? Tutti. Gioca tutti i campioni. È challenger con tutti i campioni. Allora. Tecnicamente. La stalla c'è. Non c'è più niente che mancava per la stalla. Cavalli qui sono stati tolti. Questa può essere buttata giù. Che storia! Gianni! Primo mese! Mamma mia, grazie, grazie! Un sacco di paganti in più da quando costa così poco. Grazie mille. Dici perché hai fatto la sub? È per i miei occhi bellissimi? È per il fatto che ti parlo con voce suadente? Oppure perché tipo stai cercando di pulire dei soldi della mafia russa? Qual è il motivo? Player più italiano più forte di LOL? Oddio, non seguo troppissimo il competitivo. Memando? Ti direi il Magister. Però forse i tempi d'oro. Ora come ora non lo so chi è il player più forte. Non lo saprei sinceramente. Ace è forte, però gli mancano... esperienza competitiva... a livello di competere mondiali non so quanti ne abbiamo, non lo so, forse io. Io ne gioco uno e ci faccio pure schifo, questo è il motivo per cui continuo a dire di no LOL, è sempre fatto... No, LOL è una droga, non giocate, ci fate bene. Non lo so, sinceramente. Il player più forte di League of Legends è quello che sta ascoltando questa live. Perché non importa la bravura, non importa la skill, il macro gaming. Importa che tu ti diverta e che ti senta speciale. Poi ai mondiali ti fanno il culo come una carga se ci vai. Cioè proprio ti dicono sei una merda. Cioè ti cagano e pisciano in bocca. Però almeno ti senti speciale.
Ecco, l'unico torneo di League of Legends a cui ho partecipato in vita mia, ero contro Chris e Chris mi ha battuto. Sono confuso quanto voi. Perché il tetto mi ha dato un pezzo di portale del land? Non ho capito. Chat, perché mi ha droppato un pezzo di portale? Va bene. Lo metto qua. Bello. Niente, Nether si punta direttamente all'end. Come sei arrivato all'end così velocemente? Ho distrutto la stalla. No, inteso, cioè, hai trovato il portale. Come hai fatto a avere le coordinate subito l'Ender Pearl così? Ho distrutto la stalla. Sì, ok, ho capito, ma per avere tutti i materiali, le verghe, come hai fatto senza andare nell'Ender? Ho distrutto la stalla. Pare giusto. Come pensi di toglierlo dopo? Non penso di toglierlo. Non si può togliere? No, è vero che non si può rompere. Fuck! Vabbè, fa parte della casa. Fa parte della casa ora. Aspetta, aspetta, aspetta. C'ho la svolta. Non c'è niente, voi lasciamo per stare. Ma che cazzo sta succedendo? Perché sono posseduto? Cosa sta... No, questo, ok, questa è mia, ridammela. Perché succedono queste cose qua possedute ad ottobre? Perché? È una maledizione. Però non dovrei essere maledetto. Non ho fatto niente. Ma io volevo solo lasciare la costoletta. Io volevo solo droppare la costoletta. What the fuck. Io volevo solo droppare la costoletta, no, non lo faccio più. Ma cosa? Come ho fatto a droppare tutto l'inventario? Ma scusa. Lascio lì, è un sacrificio. Tu perché sei qui? Lascio lì in sacrificio, fra un po' passo e vedo com'è. I cavalli sono tutti vivi, ci sono tutti vivi. Da questa parte ci sono. Non si spreca il cibo, te lo dice anche il gioco. Ti denudo, si sprechi il cibo.
Va bene, gioco, guarda. Visto, ho mangiato tutto, gioco, sei stato bravo. È stato... È una borsa del Nintendo DS. È una borsa del Nintendo DS. Non è un culo. Non è un culo, è una borsa del Nintendo. I blocchi sotto la stalla sono... Cosa sono se è qui il magazzino? Ah, ok, no, ok, la discesa è l'uscita, è quella per, ti faccio vedere adesso. Allora, è una chitarra, è una chitarra, è una chitarra, dicevo, è questo qua, è questa parte qui che mancava, è una chitarra, è una chitarra. Legolas, come ti chiamavi? Ok, quello resta lì. Quello resta lì. È una chitarra. Ora, se conosco bene questo server, torno lì e appare una signorina che dà un bacino a una zampina di un gatto. Quanto conosco bene questo server. Guarda il bacino alla zampina del gattino. Guarda il bacino alla zampina del gattino. Guardalo che bello che è. Conosco questo server fin troppo bene, mi sa. Conosco questo server fin troppo bene. È un secchio di pelle il gattino. Comunque. Domanda. Hai cavalli brutti schifo qua? Metto qualcosa? Metto qualcosa di decorazioni o gli faccio giusto un po' il pratino? No, non li sterminano, non li stermino. Non era quella la decorazione che volevo. Cioè, una roba del genere potrebbe andare bene per loro. Cioè, sono quelli d'allevamento, alla fine non è che devono avere chissà cosa. No, tu vieni qua, ti vieni qua. Ti vieni qua. Giusto il pratino, ok, così. Ora, se conosco bene questo server, apparirà una fanart sexy di Shrek. Dannazione, i miei desideri non si avverano mai. Ok, qui non appare più nulla, sono felice. Questa cosa qui mi disturba qua sotto, devo aumentare sta terrazza. Never gonna give you up, never gonna let you down, never gonna round and round. No, allora mi sono girato 2 secondi, eh. Mi sono girato 2 secondi. Mi sono girato letteralmente 2 secondi di numero. Ho fatto 2 secondi di numero. Comunque l'altare pollo e uova l'ho messo qua. Mi servirà questo qui. E la zappa mi serve. Il pregatore, no, non puoi essere tu. Il pregatore non puoi essere tu. Cioè tutto il... non puoi essere tu. Non è il fregatore, no, ma neanche, non è online. Certi sono tutti in live. Allora, c'è un problema. Dicevo. Lo mette da qualche parte. Tipo l'acqua e del grano che cresceva in giro. Potrebbe starci bene del grano. Una balla di fieno, tipo. Una singola balla di fieno lì non ci starebbe male.
mio... Oh sì, aspetta. Prima di tutto faccio tipo un pratino. Vado a prendere altri fiori dopo. Posto? Finite? Ci dobbiamo mettere... Finito così? Ok, bene. Il fregatore è un falso. Il fregatore, guarda, che vende subito gli altri. È il fregatore che vende. Dite che sono le guardie di Squid Game? Il gioco a cui ho quasi tiltato e quittato. Dopo devo ripiantarlo quest'albero, tra parentesi. Però così sulle mura che ci si può salire. Non è proprio giusto. Ok, dovrei essere ripiantato lì. Bella azione, adesso come salgo senza l'albero con cui salivo? Ok, questo qua. E... ok. Ricordatemi, chat, dopo che devo ripiantare quest'albero. O se vai avanti. Sto aspettando. Vai avanti. Aha. Mm-hmm. Sì. Dimmi di più. Hai la mia totale attenzione, server. Se prima non ti stavo dando attenzione, in questo momento ce le hai tutte. Dimmi cosa vuoi. Dimmi cosa desideri. Dimmi cosa puoi darmi. C'è chi sa e chi mente. C'è chi sa e chi mente. Tec, 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 tec. Ok. Volevo fare un bel cespuglietto. Così, tipo che a scendere. Così che non è male. Può essere molto carina così. Sì. Lo faccio anche da questa parte qui. Ok. Gattino carino che balla? Ehi, server, che cazzo fai? Ridammi anche. Ehi, server. Ehi, server, ridammi anche. Server, non scherziamo. Server. No, io non sono il migliore builder in Italia. C'è un sacco di gente che mi batte tranquillamente. Guarda sulla Redcraft, vai sulla Redcraft a vedere chi ci gioca lì. Lì sì che c'è gente che sa giocare bene. Metterò qui i miei fiori della spora. Sì, metto qui i miei fiori. Lo metto qui e riempio tutta questa zona della mia spora. Vedete questa qui che scende dai fiori? Quanta bella spora. Dolce spora dei fiori. Oh sì, guarda come cade addosso. Oh sì, fammi questa green shower di spora. La spora. Santo, non con la B, non siamo così volgari. Non è svora, mi raccomando, non siamo volgari. Questa è spora, perché dei fiori. Tutta la spora, guardate come vai tutta in giro. Come se... oh mio Dio, quanta spora, è pieno di spora. Cioè, che cavolo, che è sto linguaggio? Questo qui è un canale cristiano. Insomma. Nel gioco, ovviamente, non c'è la spora nella vita reale. Non l'avete vista?
Comunque, direi che, cioè, l'achievement, fai una stalla, è stato rispettato a pieno. Dobbiamo decorarla internamente, però come stalla, cioè, ha il suo senso, ha il suo senso. Ha il suo senso. Mi piace, mi piace. Molto di carine. Devo illuminarla un po'. Stalla per noi lì. Qui il cavallo che non ho ancora capito per cos'è, perché era separato. Dovrò chiedere a Fieric. Dovrò modificare alcune cose della prigione, secondo me. Magari sposto quella cella, la sposto qua. E faccio tipo... O faccio un'entrata... E la potrei fare simil sotterrata. O sentiamo con Fieric che gli altri. Ora avete due stalle? No, questa qui non c'è più. Questa qui è stata distrutta. Questa stalla qui non esiste più. C'è questa qua. Le celle di isolamento. Perché no, a me sarebbe piaciuto. O farle sottoterra. Cioè, molto carine sottoterra. Oppure... sotterrarle, però andrebbe troppo a incidere là. Da avere tipo un corridoio qui e qui un muro. Però no, è troppo poco spazio. Con tipo l'entrata da qua, che tu scendevi da qui, entravi dentro, qui c'avevi il corridoio con le guardie. Ma quella vicino alle api, quello è l'allevamento. Adesso l'allevamento devo vedere dove... dove... se lasciarlo qui, come migliorarlo, cosa fare. Cioè, vedete, cioè, tutto quanto con i due animali per tipo. Anche le api, se... le api va bene come struttura, cioè mi piace. Cambierei giusto qualcosina, qualche dettaglio, così per dare un po' più di senso al, al tutto. E devo chiudere anche là sopra. Bella stalla, bel cazzo. 10 su 10, belle balle. Aspetta, voglio mettere la mia musica preferita. Mettiamo sulla musica per festeggiare. Fermo. Sei in arresto per possesso di sbrugna. Sì, esatto, la sbrugna. Non come dico io, lo sprema. Esatto, fuori legge. Fa subito come dice il mio collega e svuota quelle palle bellissime, devo dire, veramente belle, 9 su 10. Ti aiuto io a svuotarle. Top pezzo di Spotify. A fine anno ci sarà i tuoi ascolti più riusciti e questo qua sarà il mio ascolto più riuscito su Spotify. Molto molto di bello, molto di bello. 10 su 10. Manca una lanternina, chi me ne rubate queste lanternine? Me ne rubate una lanternina. Io c'ero la mia lanternina, sì. Qualche tocco di classe alle celle. Ma sono celle. Che tocco di classe devi dargli? Cioè, sono celle. Cioè, vanno benissimo. Hanno il la turca, il lavandino, un letto, un tavolino e un gioco da tavolo. Che non funziona al momento. La mia lanterna. Mi ha rubato la lanterna. Sono morto. Dov'è la mia lanterna? Non posso vivere senza la mia lanterna. No, non facciamo 200 farm perché non si possono fare le farm intensive. È proprio c'è la legge del server. Tac, tac. Io prima avevo abbandonato del ferro da qualche parte, ma dove? Che cazzo ho lasciato il ferro? Dammi queste. In realtà ne ho già la torcia.
Forse nella cesta là dentro. Sì. Faccio così, faccio così. Vado qui, no, qui. Posso fare 13 lanterne. Ok, posso accettarlo, 12 di ferro li terrei. Una lanterna è per me e 12 li uso per abbellire. Ok, una va messa qui. Sul tetto. Fuck, non riesco a salire dal tetto da lì. È l'unica però. Devo riuscire a fare questo parkour. Ok, ce l'ho fatta. Perfetto. E perfetto. E un'altra lì. Ok. Così anche il tetto è illuminato. Fuck. Mi mancano lanterne. Vabbè, vado di queste. Poi le modificherò. Mettete dei bei cavallini, magari. Potrei farmi anche una cascatella. Vedremo, vedremo più avanti. Allora, devo fare... Le torture non sono consentite. Però devono scoprirci. Devo fare l'interno di questo, ma mi mancano un po' di roba. Penso che ci metterò... Tipo delle balle di fieno qua. Delle ceste a caso. Poi ci potrebbe stare tipo un tavolino. No, metto materiali a cazzo di cane. Qui metterei delle ceste a caso. La spora nelle celle? Non hanno diritto alla mia spora. Chi cavolo credono di essere per avere la mia spora nelle celle? Cioè, ma ti pare? Ti pare che la mia spora viene data in giro così come fosse nulla? Dammi questo, questo. Dieci, ok. Sei chest. Così. Dammi queste qui. Perfetto. Perfetto. Una singola torcia che mi metto qui per non avere l'oscurità. Ok, questo qua dovrebbe andare bene per avere almeno, cioè, alla fine è roba dei cavalli, quindi armor, magari qualcosa per il grano. Potrei farla qui la piantagione piccolina di grano, eh? Non sarebbe male. Il secchio la faccio lì all'interno, così riempio un po'. Tanto non deve essere efficiente. Alla fine usiamo solo un blocco per farmare il grano. Usiamo il bomb meal avendo la fabbrica, la farm di scheletri. Quindi qui ci metto questa così. Così. E vado a... Ce l'ho qua i semini. Sì. Tac, 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 tac. Tac, e due.
Tac, 7 semini. Perché qui non posso metterli? Perché non posso metterli qua? Chat? Perché non posso metterli qui? L'acqua puoi metterla dentro il muro così non dà noia. Hai ragione anche te. Perché non posso metterla lì? La... Serve luce. Ah. Ok, ok, ok. Tac, tac. Quello va messo lì. Si vedrà un po', ma vabbè, poco poco. Tac. Sì, avevate ragione. Da quando ci sono anche animati, scusate. Animati me li ero persi. Animato me l'ero perso. Da quando è che ci sono animati? Tac. Questo di estetica. E non c'è più. Sparito. Andato. Metto questo qua. Ah no, era al contrario. Così. Ok, così mi fermo un po'. Ora che non è animato, l'hai visto solo tu animato. Ehi, faccio uso di droghe, ma non sono questi gli effetti che danno. Cioè, intendevo, non drogatevi. Ok, così, così. Oh sì, oh, oh. Oh mio Dio. Oh, oh, vai così, oh, oh sì, oh, oh bravissimo, oh sì. La farm come la faccio giusta? Così può avere senso, cioè ha senso. Non so quanto inteso possa... Cioè sì, dicevo così. Ok, così può avere senso. Devo fare un po' di lanternine. Qui ci faccio una cucinotta. Foglia, foglia, questi non mi servono, questa via. Tu non mi servi, non mi servi, non mi servi, non mi servi. Cucina che non ho la mia... idea di come fare e quindi mi cercherò qualcosa su internet da copiare, perché non c'ho proprio idea di come fare la cucina. Kitchen Minecraft. Ho idea delle immagini. Voglio qualcosa abbastanza spartano. Potrebbe essere un'idea con i barili. Potrebbe essere un'idea questa qua. A posto. Non è successo nulla.
Se ve lo stesse chiedendo, non... Ragazzi, anche voi vi siete buggata la live e non avete visto nulla per un attimo. Chiedo per un amico, vero? È successo anche a voi, giusto? Schermo nero, totale. Giusto, sì, sì, anche a voi. Schermo nero, totale, schermo nero. Puoi sparire, gatto? Mi servirebbe questa parete. Gatto, sparisci uno. Gatto, sparisci due. Gatto, sparisci tre. Uno, due, tre. Grazie, gatto. No, non è da quella che mi serve. È così. Ok. Le spore mi hanno inviato la vista per un momento. La spora è brutta. Come posso farlo lì? Fornaci che ho al momento. Però posso fare questo come lavandino. Ci metto acqua, ce l'ho già tecnicamente, sì. Ok. E questo posso usarlo tranquillamente come tavolo. Però non... Sì, ce l'ho. Tac, 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 tac. Ah no, non posso. Non posso, devo fare così. Così e così. Per fare da tavolino. Ok. Un blocco grezzo. In cui ci metterò... No, non posso farlo qui in blocco grezzo, lo faccio qui. In cui ci metterò la piantina. Ci metto un altro di questi. Molto basic. È stato molto molto vicino a questo a beccarti. È stato molto molto vicino a beccarti. Troppo vicino. Perché non posso mettere altre candele? Perché non posso mettere altre candele qua? Una sola? Va bene. Never gonna give you up. Questo magari metto. Potrebbe non essere male. Il fumo resta bloccato lì, giusto? O ci faccio un caminetto? O ci faccio un piccolo caminetto? Potrei farci un piccolo caminetto. Me l'ha droppato a cazzo di cane prima rompendo una tegola, non lo so, perché ci sono delle maledizioni su questo server. Una di queste è ti droppo blocchi a cazzo. I blocchi a cazzo che mi ha droppato è stata questa Soulsend. Molto basic. Eh sì, lo faccio basic. Giusto. Questo e questa. Tra parentesi, mi aveva droppato anche un pezzo di portale dell'End. Cazzo, non riesco a salire. Dai, fai questo parkour. Parkour. Ok, così basico il cammino, niente di che. Carino ma inutile, sì, non serve a niente.
Giusto per dare... Così. Posso fare questa cosa qui tecnicamente? No? Questa. Ok? Può starci come base di una cucinina. Toglierei magari questo e metterei una crafting table anche lì. Così da dargli effettivamente anche un senso. Tac. Ok. Una fornace. In realtà no, perché non mi serve la fornace nella cosa dei cavalli. Perché appunto queste robe qua possono servire. Giusto, vabbè, per bellezza o altro. Ma la fornace non ha molto senso nella cosa dei cavalli. Tac, 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 ok. Così dovrebbe andare. Queste qua le prendo, faccio questa cosa qui. Ok, quello lì va messo scuro. Questo faccio così e li faccio. Vieni giù da me. Anche lì. Pac! La piantagione. Legno scuro. Tac. Ok. Dove ho messo la mia pala? Pala. E se mi dicevo già. Ok. Pavimento. Lo faccio in legno? Lo faccio in legno o lo faccio terra così? Qua dentro almeno. Non so se farlo in legno o lasciarlo normale. Cioè tipo di farlo così. Tipo così, è un po' rovinata. Ok, ok. Erba, erba, sì, sì. Devo decorare un po' questa parete qua, poi. Magari ci metto altre... scatole. Pronto... No, dai, ti prego, lasciami lavorare, per favore, grazie. No. Va troppo ad impattare. Faccio così, però forse... Fare delle mensole. Ha senso? Ha senso? Mi piace come cosa. Mensole basic, in cui posso metterci sopra... In una ti direi una candela, visto che una sola. Magari nell'altra metto la candela. Qui no, non posso mettere il fiore. Ai vasetti. Però devo metterla più bassa, allora devo metterla lì.
Fammi prendere questi materiali che mi riporto via, che per adesso la roba qui è finita. Fammi almeno svuotare le casse. Questo mi serve, questo mi serve, questi mi servono. Voi mi servite. Quasi ti dovrei averne sopra se non sbaglio. Ma? Un vaso con un fungo. Io continuo a guardare quella botola, secondo me cambierà prima o poi. Questi qua pensavo di metterci, con queste piantine qui. Vasi, 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 vasi. Vasi mi sa che non ne ho. Non vedo vasi. Neanche. Queste piantine qui vanno bene. Ma sì, eccoli qua. E dammi queste piantine. Tic 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 tic. Mi servono queste. E tecnicamente nient'altro. Per adesso butto tutto qua dentro. E vedremo che fine fargli fare. Ok. Piantina qui, una piantina qui. E questo va così. Ok, sì, 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 mi piace così. Sì, sì, ma vai a dormire tranquilla, Yukin. Tanto adesso tra un po' stacco anch'io perché mi sono ricordato che domani ho una sveglia alle 8 e me l'ero totalmente dimenticato. Quindi tra un po' stacco anch'io. Ok, così. Quindi non posso lasciarlo aperto, quindi direi che va bene così. Sera, lady. Anch'io sveglio alle 8 per l'uni. No, no, io ho un impegno che mi ero dimenticato. Questo posso distruggerlo in qualche modo. Server, me lo fai sparire. Non mi piace più. Faccio un tavolino. E qui ci metto una candela. Ok. Quella posso toglierla, perché c'è quella lì che illumina. Allora faccio questo. Faccio questo. Mi scavola che posso metterne solo una. Così, così, così. E anche l'interno dovrebbe essere fatto adesso. Per adesso lascio un po' i materiali qui. Quelli che ho usato per costruire. Mio, 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 mio. Mio. Sì, più di una posso metterla, ma non su queste qua. Non sulle botole. Sulle botole solo una. Ma quel proiettore da quando? Quale proiettore? Lo scudo è mio, la spada è mia. L'acciarino se proprio proprio mi tengo. No, no, verrà tutto sostituito con le lanterne, solo che al momento non abbiamo tantissimo ferro. Quindi preferisco utilizzare un altro se serve.
Un secchio me lo tengo. I panini me li tengo. Spada, piccone. Ok. Apposta, apposta. Signori, la stalla è fatta. Molto carina. Mi piace un sacco. Lo stile è molto bellino. È venuta molto bene. È venuta molto bene. Mi piace, mi piace. Voto 10 su 10. Più direi che per la live di stasera è a posto così. Direi che abbiamo dato. Costruire abbiamo costruito. Abbiamo fatto un sacco di roba. Spero che vi sia piaciuta la live. Di costruzione così bella, cillina, la sera fatta così. E chi andiamo a ridare? E chi ci andiamo a ridare? Chi è che c'è online? C'è Gianco sulla Pandora? Sì, andrei a raidare Gianco. Andrei a fare un raid in una Gianco. Tac. Signori, forse ci vediamo domani sera? Non lo so ancora, devo vedere. In caso probabilmente già chatting into Valorant o Roll. Io vi auguro buonanotte. Salutatemi Gianco. Ditegli che è pazzo. Gianco è pazzo, si droga. Immagina troppe cose. Ciao ragazzi.